I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buon pomeriggio, buon sabato, amici di Casalotto. Allora, come va? Eravate lì pronti ad aspettarci, vero? Allora fate bene perché sarà una puntatona, perché questa sera ci sarà l'estrazione, quindi attendiamo dei bei numeri, dico io, numeri belli che possono dare solo loro. E chi? Marco e Lio, ciao, buon pomeriggio. Ciao Clara, ciao Marco, buon sabato pomeriggio a voi qua in studio, buon sabato pomeriggio agli amici e alle amiche che hanno deciso di seguire Casalotto. Pronti, prontissimi per questa nuova estrazione, perciò alle ore 20 puntualissimi voi avrete l'appuntamento con l'estrazione del sabato sera, ma dobbiamo e possiamo arrivare preparati all'ultimo concorso della settimana. Vero Marco? Ciao Marco. Ciao Lio, ciao Clara, Ciao. ben ritrovato in questo sabato pomeriggio a tutto il pubblico di Casalotto. E devo dire che questa è una giornata particolare perché avremo non solo la fortuna e l'opportunità di andare a parlare di quelli che sono consigli che ci riportano ad elementi che in questi giorni sono davvero speciali. Parleremo anche oggi del gioco del 53, questo straordinario ma anche famigerato numero per quanto riguarda il suo ritardo attuale che ha raggiunto i 217 turni per la ruota nazionale, ma siamo in una fase ed un ciclo che abbiamo già ampiamente evidenziato, quindi in questo momento è corretto più che mai utilizzarlo, quantomeno tra questa sera e martedì. Lì mercoledì, se non cade in queste due, ne dovremo parlare in altri termini e quindi abbiamo proprio anche con il collegamento fatto attraverso Fabio Galetti, proprio pochi giorni fa, direttore, lo ricordiamo e lo salutiamo, di Lotto Corriere, l'opportunità di aver analizzato in una fonte statistica reale, quindi senza troppe cialtronate, la posizione di questo numero complicato che ha sicuramente già fatto danno. Io ne approfitto perché noi adesso parleremo di quelli che sono per noi questa sera due elementi importanti, ancora una volta il gioco del 90, che è stato anche lui una piccola delusione nelle ultime estrazioni, ma ci rifacciamo, e dei ritardatari. Io spero in questa giornata di poter ricomparire quantomeno entro la fine dell'appuntamento, quindi entro le 15:30, con un servizio, e non vado oltre, che è stato ieri straordinariamente capito e recepito dagli amici di Casalotto. Quindi attenzione, perché io e Lio abbiamo avuto questa scelta, abbiamo fatto, scusate, questa scelta per non sopperire al fallimento del 53, ma per dare un'indicazione e quindi per insegnare come si crea questo calcolo dedicato ad una ruota che in questo momento è importante per tutti noi, ma ne parleremo verso la fine se ci saranno ovviamente le linee per farlo. Beh, assolutamente sì, quindi abbiamo preso determinate decisioni per quanto riguarda il 53, Marco ha detto ne parleremo in altri termini. È chiaro che in questa estrazione diventa un numero importante, quindi diventa, possiamo chiamarlo e definirlo un numero a doppio taglio perché bisogna continuarlo, bisogna valutarlo sempre in ambo e interno, ma è chiaro che comunque avendo raggiunto questo livello così elevato, essendo nel tredicesimo ciclo, è un rischio, è veramente un rischio non trattare il 53, almeno per l'estrazione di quest'oggi, ma nel corso di questa diretta saremo veramente molto più chiari anche per quanto riguarda questo 53. Ottimo, che bei consigli, mamma mia. Allora, prima di ridarvi la linea, oggi ci tenevo a ricordare un personaggio meraviglioso, è stato un grande papa, un santo, quindi San Giovanni Paolo II, oggi si festeggia proprio lui, caro Wojtyla.
Poi diciamo due cosine del nostro almanacco quotidiano: il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 18.17 e la luna, vediamo dov'è, all'ultimo quarto. È stata una bella luna piena questi giorni, meravigliosa, sì, no? Sì, sì, sì. Adesso com'è? Ultimo quarto. Quindi un disastro, no? No. Adesso aspettiamo un nuovo cambio, quindi ancora qualche giorno. E anche questo potrebbe coincidere con la dipartita, per esempio, di alcuni elementi. Avevamo osservato che questa era stata una ricerca che è durata circa 10 anni, quindi proprio l'associazione, insomma, anche lì avevo ampiamente ricordato una mia provenienza e quella che è poi semplicemente una curiosità. Quindi sai, associare i numeri da calcoli e statistica a quelli che possono essere dei fenomeni naturali, come appunto l'astronomia legata poi all'astrologia, non è proprio nelle nostre corde. Ma abbiamo, e questo poi insomma lo si è dimostrato in tantissimi anni di frequentazione con gli amici da casa, trovato delle analisi che poi in realtà avevano un riscontro oggettivo, quindi poi da lì alla spiegazione scientifica è impensabile arrivarci, ma soprattutto quelle che sono poi le fasi lunari, ed era un punto su cui mi sono spesso battuto perché ci sta l'incredulità, però tante volte ricordavano come l'influenza lunare ancora oggi nella semina, nella crescita dei capelli, della barba, insomma, perché c'era, in realtà la si sente, sì. E quindi quello è un dato oggettivo. Beh, devo dire che alcuni cambiamenti associati poi anche ad un'osservazione ciclica numerica ci possono stare, e quindi questo ultimo quartino, ecco perché dovremmo arrivare a martedì, ci sta. Vediamo un po' in relazione proprio ai numeri più complicati, sì. Quindi potrebbe essere un tra virgolette momento stagnante, poi se la relazioniamo al 53 diventa una, passami il termine, minchiata, perché 217 turni di assenza di lune ne sono già passate in abbondanza, ovviamente. Però può essere un piccolo incentivo, perché tanto è ovvio, insomma, sto qua prima o poi arriverà, va solo gestito nel modo migliore, senza strafare. Speriamo che non aspetti il Natale, questo 53. No, io Natale, oh, guarda, Dio, non credo. Devo dire, l'ho già sentita sta cosa del Natale, ma poi sono quelle robe buttate lì. Io sono convintissimo che entro fine mese andrà a cadere. Okay. Mi fanno, tra virgolette, paura il cavallo ponte non nel senso della festività, sì. Però la fine del mese e l'inizio dell'altro. Questo è un momento particolare perché è appena entrato nel tredicesimo ciclo, come ricordava Lio, e lì va dai 216 ai 234, quindi in realtà ce n'è ancora un po' di tempo. 234 ci siamo a Natale, nel quattordicesimo non ci andrà, va gestito con testa, insomma. Che interessante questa cosa. Un po' noioso, a volte non ne parliamo perché diventa davvero altrimenti paranoico. Sì. Invece voglio approfondire, mi farete un corso accelerato, ecco, di 30 anni di esperienza, quanto, 20 anni? Sì, beh, 30 in televisione anni. Sono 19, però poi 20, insomma poi prima, la passione, ecco, nasce prima, poi certo. Diventa un lavoro, è diverso, però sì. Mamma mia, spiegati in poco tempo, impossibile, però vabbè, vedremo. Allora, intanto adesso ragazzi, a voi la linea, quindi chi va in redazione? Io, Clara, andrò io in questo primo lancio del sabato pomeriggio con uno speciale assolutamente classico, con uno speciale che voi tutti state aspettando, ovvero lo speciale 9.90 del sabato sera. Perciò questa nuova valutazione nasce come sempre dalle nostre somme 90, condizioni tecniche che poi vengono gestite assolutamente in news. Perciò vi dico, seguitemi, grazie. Eccomi in redazione, eccomi qua con la coppia del Botox. Beh, inquietante questa foto, sono mamma e figlio. Io ora clicco il monitor e assolutamente andiamo subito a vedere le condizioni che voi troverete in nuove informazioni tramite l'895095. Importantissimo questo portale, ripeto, 895095. Allora, esaminiamo subito la ruota di Bari e la ruota di Milano, perché il 3357 è un'ottima somma 90, ma non solo. La ruota dell'8 di Milano ci fornisce anche il 7245, anche in questo caso figura 9. Attenzione al 90 del sabato sera con un ambo e due terzi
interni secchi, quindi alla ruota di Bari, alla ruota di Milano, c'è un ambo e due terni secchi assolutamente importanti, ovviamente validi quest'oggi, quindi ambo e due terni secchi. Ma ora parliamo anche del 9, numeretto 9. Il numeretto 9 trova conferma in una doppia condizione alla ruota di Venezia e alla ruota di Palermo, perché il triangolo di figura 9, 63, 45, 36 è importantissimo per il 9, ma attenzione perché come supporto abbiamo a Palermo-Venezia un'altra somma 90, la 1674, perciò diventa assolutamente interessante questa nuova valutazione del 9 con un ambo e un terno. Allora, il consiglio è quello di valutare espressamente e direttamente il 90 con un ambo e due terni secchi, il 9 con un ambo e un terno, ma un altro consiglio che giunge proprio dal sottoscritto, questo è un po' il consiglio personale, il 9 ha l'ambo e il terno, voi potete giocare ambo e terno oppure unire ambo al terno e giocare ambo terno quaterna. Così facendo giocherete quattro numeri, ovviamente dando la possibilità anche di centrare il terno nei quattro numeri. Allora diventa veramente facile lo speciale 990 di quest'oggi, 895095, questo è il portale, lo vediamo assieme, 895095, e chiaramente dopo aver formulato questo numero il tasto 3 vi permette di ascoltare la mia voce che vi detterà e scandirà questa nuova informazione. Via con le vostre chiamate, vi attendo in questo portale. Forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza sinuosa. Aggiungi al nove uno zero e spaccherà il mondo intero.
bene, allora rientriamo per parlare della coppia che Lio ha fatto vedere in redazione, appunto mitici. Io lui lo adoro, ha una storia incredibile, da barbone è diventato quello che è. E tutto perché era, sto parlando naturalmente di Sylvester Stallone, era un barbone, ha dovuto vendere il cane perché non poteva neanche dare da mangiare al cane, poverino, per $40. E lui aveva questa sceneggiatura di sto Rocky. E figurati tu che le avevano offerto, non so se prima, $30 milioni. Lui, no. Oh, ancora la barbone, ha aspettato un anno, poi le hanno offerto 150, fino ad arrivare a 300 milioni. E lui ha detto, va bene. Quindi quello è tenace e credere in se stessi. E anche la mamma, e infatti... Li ha spesi tutti poi in chirurgia plastica. In chirurgia. Lei oggi è fiera, è contenta perché proprio si festeggiano 33 anni, no? Da quel giorno in cui questo film sbancava i botteghini appunto del cinema con questo Rambo, un film appunto azioni, muscoli, incentrato su un veterano della guerra del Vietnam emarginato che combatte appunto per riscattarsi da una società che prima lo sfrutta e poi lo rifiuta. Ricordiamo 10 nomination all'Oscar, ne ha vinte poi 3, pazzesco. Poi la produzione non voleva lui come protagonista, avevano chiesto a Clint Eastwood, al Pacino, De Niro, oh, anche lì si è messo alla fine l'hanno preso, pazzesco, questo qua è un grande. Dopo ha fatto tutto il sequel, però bravo il nostro Rocky, va? Beh, no, su quello assolutamente, insomma, grande pezzo di storia del cinema e storia straordinaria. Quello che mi lascia sempre colpito e che mi strappa un sorriso è poi come la gente si concia, perché davvero sembrano la zia e il cugino di Mickey Rourke, sembra che insomma sono terribili, nel senso che poi, magari è anche brutto da dirsi e offensivo, non riesco a capire questa cosa. Poi avendoci lavorato per un po' in quel settore, anche chi li ha conciati così, perché poi sai tu magari che inizi a vedere 4 rughe e dici ma sì dai, mi do una sistemata, tu speri di andare a migliorare perché ti metti nelle mani di professionisti, e qui non stiamo parlando appunto di gente che vive con 1000 euro al mese e quindi si accontenta magari, ecco, di una siringata medio economica, è gente che probabilmente spende anche cifre folli. E devo dire, chi li concia così, io lo farei arrestare. Il fatto è che non bisogna mai esagerare in tutte le cose, quindi anche nella chirurgia plastica, e tu ne sai assolutamente meglio di me, mai esagerare, ma non solo nella chirurgia plastica, in tutte le cose, perché comunque gli eccessi fanno sempre male, di conseguenza io penso che, come Marco ha detto, abbiano veramente un tantino esagerato. Ma lo fanno tutti anche in Italia, tu vedi delle donne, capito, meravigliose, Clara, che si fanno la plastica entro i 30 anni, che tu dici ma perché? Quelle labbra tutte uguali, quelle zigomi. Sì, è vero, uguali. Poi sono tutti uguali, assolutamente uguali. Perché? Ma lì perché? Perché poi, vabbè, in realtà la fisionomica di ognuno di noi, nel momento in cui si sta naturali, è diversa, no? Ognuno di noi è diverso. Nel momento in cui tu vai ad inserire delle protesi, che sono poi comunque degli oggetti, insomma, quindi aggiuntivi con dimensione identica, non è poi così difficile somigliarsi o quantomeno prendere una fisionomia che accomuna le varie persone che hanno seguito quel tipo di trattamento chirurgico. Il problema non è il paziente, perché poi non è come andare dall'estetista e farsi schiacciare i punti neri, che è una roba diversa. Insomma, lì non è il paziente, il problema è il chirurgo. Io ho avuto la fortuna di passare circa 10 anni della mia vita lavorando, posso tranquillamente dire i nomi, con Marco Klinger e l'Alessandra Veronesi, che reputo a livelli assolutamente alti nella chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva. Sono persone che non ti diranno mai, cioè se tu arrivi e hai già, diciamo, un seno prosperoso, ma sei malata di mente e vuoi la decima, niente, ti dico di no, a me non mi interessi come cliente, perché poi parliamo anche di un mondo dove di soldi ne girano, rinuncio, io non ti opero. E lì è ovviamente la professionalità ovviamente del chirurgo. Per conciare la gente così, secondo me facevi il fruttivendolo, senza offesa per il fruttivendolo. È vero. Ma tanto loro dicono, certo, se non li prendo io, questi qua vanno da un altro a dare dei milioni. Io però creerei invece qualcosa, è un'etica che non c'è. Ma certo, ma assolutamente. Che non c'è, questo. Assolutamente. Ne vediamo
di mostri, la chirurgia in teoria ricostruttiva estetica ne ha fatti di mostri veramente tanti, eppure continuano. Vabbè, comunque li salutiamo che ci stanno guardando sicuramente. La mamma sicuramente. Sì, certo, sì, è grande, anche a lei l'adoro. Sì. Allora, adesso dai ragazzi, altri consigli, ci siete? Eccola, sì. Ce l'abbiamo qua, infatti. Abbiamo la foto, sì, che sì. Bello, non sapevo che l'abbiamo anche lei. Chiamata all'italiana, per noi lei è Maria Grazia. È la nostra amica. Ok, sì. Non sapevo che era lei, bene. Torniamo a parlare di gioco, sì, se ce la faccio, scusate, ma insomma è visibilmente un po' conciatino, si vede. Andiamo in redazione e andiamo a parlare invece di questa possibilità, perché questa sera noi qui saremo e andremo ad osservare quindi l'eventuale dipartita dei centenari. Qualcosa che avevamo già paventato e anticipato pochi giorni fa, perché da due centenari, quindi si è tanto parlato del 75 sulla ruota di Firenze e del 53 della ruota nazionale, ma avevamo analizzato, e noi al momento lo abbiamo giocato una sola volta, ovvero per l'estrazione di giovedì, un altro numero che poteva non diventare centenario, ma lo è diventato. Oggi acquista maggiore interesse rispetto agli altri due centenari. Sto parlando del 90. Il 90 sulla ruota di Roma è a quota 100. E qui sono assolutamente accettate tutte le scommesse, perché? Perché sicuramente il 90 della ruota di Roma cadrà molto prima appunto degli altri due elementi che sono già centenari da un po'. Noi andiamo in redazione, ti lascio litigare col tablet e andiamo a vedere come invece questa sera il gioco dei centenari comprende addirittura il 90. Sei bloccato, per terra. Sei bloccato. Troppi messaggi. Andiamo in redazione. Eccoci ancora in ottima compagnia, se ne sono andati da soli. E allora, massima attenzione, un sabato pomeriggio davvero speciale, abbiamo quasi raggiunto la metà della nostra diretta, quindi insomma manca ancora qualche minuto alla prima mezz'ora e andiamo a vedere il secondo servizio, quindi sono due in realtà i consigli che io e Lio volevamo portarvi. Sapete che la giornata di ieri è stata molto particolare, soprattutto l'appuntamento pomeridiano, perché abbiamo dedicato tempo a tutt'altra storia. Oggi andiamo proprio a vedere quali sono appunto i numeri già calcolati per poter affrontare questa decima estrazione del mese. Intanto abbiamo già visto il gioco del 9 e del 90, che per noi rimane assolutamente prioritario, perché abbiamo già analizzato l'iperfrequenza dello stesso e non si può non trattare i centenari. Il 53 nella sua 13ª fase, come dicevo prima, ha raggiunto i 217 turni di assenza. E quindi sappiamo già che cosa ne dobbiamo fare. Noi abbiamo preparato, per quanto riguarda il numero 53 ed è poi il totale di gioco tra Nazionale e Firenze, due ambi, un terno, quindi è davvero facile poterli mettere in campo. L'altra, e quindi all'interno dei due ambi e il terno, troverete anche il 75 di Firenze, perché questi rappresentano una vera possibilità statistica. Quella che è per noi questa sera la sfida è proprio quella in alto, quel 90 di Roma, che è arrivato a quota 100. E qui io giro la domanda a voi, lasciando stare il 53 e il 75, che sono centenari completamente diversi, il 53 poi insomma è a livello storico il più complesso, quante volte a quota 100, massimo 101, li abbiamo tirati a casa? Perché quando un numero diventa centenario è all'inizio, non che va massacrato e quindi dove ci si deve mettere chissà quale cifra per giocarlo, ma il 90 a Roma, che è a quota 100, va assolutamente considerato. Il nostro consiglio si riduce ad un ambo e un terno, quindi pochissimi numeri per affrontare il centenario migliore, che per questa sera è proprio il 90 a Roma. Vi aspetto con Lio nell'89-22-22, ricordiamo il tasto 3, lui è l'Otto Shock, costo totale della chiamata da rete fissa 2 euro, un euro in più, anche da tutti i cellulari. E allora attenzione, perché questo vuole essere un Lotto Shock dedicato ai centenari, 90, Roma compreso. Doppio, il numero che dentro ha uno scoppio. Che tieni sempre all'occhio, il numero che dentro tiene il 2, il numero di corna che c'ha il bue, doppio, il numero che qui dobbiamo provare, doppio, il numero che tutti
tutti vogliono fare il numero che quattro volte è bello, perché contiene un numero gemello. Qua. Allora, guarda che bello, parliamo di un altro grande. Prima abbiamo parlato di Stallone, di questa storia che da poverissimo è diventato quello che è diventato. C'è un altro, un inventore, questo Carlson, che anche lui, poverissimo, robe che tipo lavorava per pagarsi gli studi, si è laureato in fisica, alla fine guardate un
po' poco cosa ha inventato? La fotocopiatrice! Fantastico che oggetto! Che grande, è vero! Il 22 ottobre 1938, quindi 77 anni fa, fa il debutto nel mondo una macchina appunto inventata da questo genio che con una matrice caricata elettrostaticamente al posto dell'inchiostro usa una polvere nera, che è quello che sarà il toner, no? Con la quale si copiano i documenti velocemente e per bene. In questo modo infatti si possono copiare anche i libri, poi vabbè c'è il problema adesso che abbiamo diritto d'autore, però si sa che non si possono copiare, è illegale, quindi anche qua dice che in università, chi frequenta l'università copia le dispense, i libri, però infatti no, fino a un certo punto si possono fare. Poi è molto bello perché questo personaggio, praticamente nessuno voleva questa sua invenzione. Alla fine quando l'accettano gli danno 150 milioni di dollari, in quegli anni, pazzesco. Lui 100 milioni li dà in beneficenza per i diritti civili dell'epoca degli anni 60, che era una cosa bella forte. Quindi un grande, perché questo qua fa 50 milioni, dice, per vivere, sono più che sufficienti. Quegli no? anni poi, e ci fa già folle oggi, figurati allora. Però veramente è grande, bravo. Sì, veramente bravo. Anche una grande invenzione, anche mm-hmm. perché comunque poi nel corso degli anni si è modernizzata e sa fare veramente tantissime cose, anche gli ultimi modelli che sono comunque collegate con il computer, con tutte le cose più nuove di questo mondo, e devo dire che è un oggetto veramente molto bello, ma soprattutto molto utile. Beh, magari oggi diventa quasi obsoleto perché la fotocopiatrice è sicuramente un po' superata da quelle che sono le super stampanti, insomma, che esistono. Ma io ritornavo, insomma, in quegli anni e il come si arriva a costruire un oggetto. Prima di lei c'era il ciclostile, che era una specie di copia, ma che odioso. Poi era tutta sgranata, con un odore fantastico, però, perché quell'inchiostro io lo ricordo ancora, non c'ero nel 39 ovviamente, però c'erano ancora quando ero piccoletto io, nelle scuole soprattutto. Beh, insomma, però sono quelle rivoluzioni che io mi domando sempre come fai ad arrivarci e basta, va bene, ho finito, prego. No, ma dai, è continua. Il mio telefono, lo so, non ho abbassato la suoneria. Ha una suoneria bellissima, una musica stupenda che viene voglia di ballare. Tanto non si sente a casa. No, è peccato, vabbè, adesso allora sentiamo loro che è meglio, ma in redazione. Assolutamente sì, ora riparleremo di un portale assolutamente interessante, quello che costa poco più di un euro da tutta la rete fissa, da tutti i cellulari. Attenzione, perché avrete l'opportunità di avere tramite quest'unica chiamata due informazioni veramente importanti. Andiamo in redazione perché tratteremo la condizione, ma soprattutto tratteremo questo portale veramente importante. Seguitemi, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo in questo sabato pomeriggio anche questa grande possibilità, anche questa grande opportunità, ovvero quella di poter sfruttare l'892288. Bene, questo portale diventa molto interessante per tutti coloro che in questo sabato pomeriggio vogliono spendere un euro, poco più di un euro, per effettuare questa chiamata, per avere come consiglio legato ai numeri due ambi e un terno secco. Allora ribadisco il numero del portale: 892288, da rete fissa, da tutta la rete fissa, da tutti i cellulari, perciò di tutte le compagnie telefoniche. Questo è un portale veramente importante, ma noi invitiamo anche gli amici che magari non usano i nostri portali, gli altri portali, di sfruttare questo portale, perché è quello più economico. Ma anche gli amici nuovi che magari ci osservano semplicemente in questo sabato pomeriggio, bene, questa telefonata sarà una telefonata a risparmio e il numero del portale è 892288. E non pensiate, perché il portale costa poco, che io e Marco ci mettiamo dei numeri di secondo ordine. Assolutamente no, perché comunque le nostre statistiche sono tutte quante aggiornate
giornate nello stesso modo. Ma andiamo a vedere le condizioni. Innanzitutto la ruota del Lotto di Milano ha dato un bel simmetrico, il 12,72. Bene, questo 12,72 conferma un terno secco solo a Milano, solo alla ruota di Milano. Perciò diventa veramente interessante questo terno a tre numeri, anche perché se proprio dobbiamo fare i conti, bene, il portale costa poco, Milano ha un terno secco, perciò alla ruota del Lotto di Milano potremo anche gestire questo terno magari con un euro in più, ed è veramente importante. 10,85 Genova-Napoli, ambo uguale, l'85 è isotopo, attenzione perché abbiamo anche la distanza 75 dal 10 all'85 ed è importante la traccia di questo Genova-Milano nei due ambi secchi, perciò avrete veramente una grande opportunità in questo sabato pomeriggio, ovvero quella di entrare in questo momento all'89,22,88, ripeto 89,22,88, e di avere il terno secco alla ruota del Lotto di Milano. È un solo terno secco, attenzione perché c'è questo 42 che deve uscire a Milano, che è dato dal 12,72, e troverete i due abbinamenti interno, e poi il Genova-Napoli con due ambi secchi. Allora, via con le vostre chiamate, 89,22,88, ripeto 89,22,88, tasto 3 per avere questa nuova informazione. C'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare un bel match. Sono gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio ho sol paura, gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Una cometa ad un jet, è l'auto flash, l'auto flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto flash, we'll be right back.
notte più buia che c'è, in giro non si vede. Bene, bene, allora adesso si parla di una donna, di Catherine Deneuve. Je suis Catherine Deneuve. Era una pubblicità, mi sembra, che faceva. Allora, lei è nata il 22 ottobre, proprio un giorno come oggi, del 1943. Icona del cinema francese, una delle più belle, sensuali, eleganti, chic, veramente al mondo. È una delle più grandi attrici. Segno zodiacale Bilancia. Lei esordisce a 13 anni, è anche ambasciatrice dell'UNESCO, ecco. E quindi a 13 anni, poi ha a che fare appunto con tantissimi grandi del cinema, da Philippe Noiret, Depardieu, Malkovich, Truffaut, Louis Buñuel. Questo ti ricordate quel film Bella di giorno, sì, di Louis Buñuel, sì, che sì, è inserito tra le 100 migliori interpretazioni della storia, infatti. Caspita. Fantastico, sì sì. Poi lei è stata candidata anche all'Oscar, non ha vinto per Indocina, mi sembra, non ha mai vinto, però comunque una, vabbè, se li merita tutti, complimenti. È un grande personaggio, sì, eh. Sì, sì. E secondo me di persone come lei non ce ne saranno mai più, anche perché comunque ha fatto dei lavori che sono, a parer mio, veramente fantastici. Sì, sì, sì. E penso che comunque tutti i suoi lavori abbiano avuto successo, chi quale di più, quale di meno, ma comunque ha sempre centrato l'obiettivo del suo grande pubblico, anche perché dobbiamo dire che è stata veramente tanto tanto seguita. Ah beh, non c'è molto da dire, interpretazioni straordinarie, personaggio forse anche poco conosciuto in realtà, poi è una delle poche che si è dedicata al lato umano della vita, quindi ha sfruttato carriera, immagine, presumo anche soldi, per far del bene. Straordinaria anche nelle interpretazioni da grande, perché sai, a volte vediamo certe dive, giovani, bellissime, in un cinema diverso, però ecco qua, meraviglia. Sì, meravigliosa. Sai, l'ho conosciuta io. Ma vero? In Italia in un evento. Non è che ci ho parlato, era, sai, quei personaggi che sembrava caduta dal cielo, messa lì, tutta una reliquia. Una reliquia a cui non sì, si può neanche avvicinare. No, però molto simpatica, sai, salutato, molto meravigliosa. Poi vabbè, ricordiamo la figlia che ha avuto con Marcello Mastroianni. Sì, sì, certo. Una coppia incredibile, assolutamente, la Catherine, sì, e il Marcello, mamma mia, vabbè, infatti non ce ne saranno più, come dicevate. No. Allora, adesso cosa ci sarà invece? Guarda, noi adesso chiudiamo il sabato pomeriggio, io devo dire in bellezza, abbiamo aspettato, scusate magari la poca enfasi e la faccia un po' da rincoglionito che ho oggi. Ma no, sì, dai! Sì, ma anche ieri non sono in splendida forma. E non stai bene, ma devo riuscire non a far capire, perché qui non c'è nulla da capire, un conto è, ed è un classico mio di Lio, aver apportato dei calcoli, portare un servizio che ha all'interno la pappa pronta, perché poi è questo insomma che voi trovate, l'ambo interno calcolati, quindi il lavoro spetta a noi e voi in modo semplice e aggiungo anche economico riuscite ad avere un consiglio se avete voglia di seguirlo. Ma e qui sì, dal 98 ad oggi sono circa 18 anni di televisione continuativi, quindi non ci siamo persi nemmeno un giorno. E raramente, questa è esattamente la terza volta in 18 anni che noi sveliamo una cosa. Questo perché? Perché sicuramente questo è un periodo storico complicatissimo, quello che noi leggiamo ovviamente nei vari messaggi che inviate non solo mezzo WhatsApp, ma ancora qualche buon fax e tante mail arrivano, è che molta gente ha snobbato quelli che possono essere consigli che hanno dato ottimi risultati per dedicare quei 4 soldi scelti per il gioco del lotto al malefico 53. Quindi la ruota nazionale in questo momento ha solo creato danni e qui credo siano pochissime le persone che sono riuscite a recuperare o quantomeno ad avere una perdita minima. Bene, per sopperire, e qui davvero io spero capiate, nella giornata di ieri abbiamo dedicato quasi tutto il pomeriggio del venerdì, perché l'avete perfettamente capito qual è la differenza del dover usare un portale per avere un consiglio e usare un portale, quindi veramente niente, per poterselo calcolare. C'è una netta differenza. Il fatto che io e Lio vi sveliamo come si apporta un calcolo
Beh, al costo di 2-3 euro è davvero una roba che dovete correre per avere, perché ci sono persone, insomma, che nella loro esperienza di ricerca e di calcolo, se vi vendono un sistema, vi chiedono tra i 50 e i 100 euro. Quindi è davvero una roba che dovreste prendere al volo. Adesso Lio aggiunge un pezzo, poi tenetevi pronti, perché appena andiamo in redazione, e qui senza timore di smentita, sapete che qua le robe che diciamo sono quelle, vi dirò quanto ha funzionato questo sistema. Beh, assolutamente sì, anche perché questo sistema non è un sistema che è nato appunto ieri o mezz'ora fa, è un sistema che comunque io e Marco l'abbiamo sviluppato proprio quando è nata la ruota nazionale. È chiaro che con degli aggiornamenti siamo riusciti proprio a trovare una chiave importantissima proprio per la valutazione di questa ruota, la ruota nazionale. Io e Marco vi abbiamo svelato nel corso di questi 19 anni pochi sistemi nostri, tipo il Bari Venezia, che ancora questo Bari Venezia funziona. Tuttora funziona, proprio perché anche martedì ha dato l'ambo 45-35 proprio dall'incrocio del Bari Venezia. Vi abbiamo svelato il Milano-Napoli, il Cagliari-Torino, quindi questi tre particolari sistemi sono molto molto... Cagliari-Torino no. Sanno solo qual è il vertibile, no, e non c'è il pezzo principale. Vabbè, però realtà... comunque sono sempre due numeri importanti, e di conseguenza attenzione, perché questo vuol dire avere un'informazione che sarà sempre valida, perciò tutte le volte che voi vorrete giocare all'otto, tutte le volte che avete 10 minuti e dite voglio farmi questo conteggio, allora lo potete fare, perché assolutamente anche voi rimarrete stupiti di quello che questa semplice operazione dà. E qui devo dire, Clara, che siamo in un momento storico, perché ripeto, io e Lio ci siamo sempre tenuti la riserva di utilizzare calcoli, osservazioni e sistemi che appartengono a noi, quindi nessuno ce li ha dati e non sono copiati. Qualcuno ha copiato i nostri, però poi non ci si arriva. Qualcuno bravissimo a casa negli anni, continuando a seguirci, è riuscito ad andare al contrario e quindi a capire come noi calcoliamo alcuni numeri. Ma dai. E ce ne siamo, Riccardo, soprattutto Riccardo passa alla storia. Passa alla storia, perché anche ultimamente ha inviato un fascicolo con tutti i nostri sistemi. Lui, ascoltando i numeri, è riuscito a ritroso a costruire il sistema giusto, perfetto. Però vedi, questo è un punto di forza, perché quando noi parliamo del nostro famoso archivio, che ultimamente si è anche un po' sgarbellato, perché insomma negli anni ci sono scappati di fax, perché di fronte ad una qualsiasi richiesta noi sappiamo esattamente come si è calcolato quel consiglio e se poi è arrivato il risultato oppure no. Quindi qui, quando io dico che non ci nascondiamo dietro un dito e da qui non si scappa, la minchiata del giorno qua non c'è. E quindi funziona così, è tutto dimostrabile attraverso i nostri calcoli. Il giorno che io e Lio sceglieremo di andare in pensione o di ritirarci, probabilmente pubblicheremo quelle che sono le nostre formule. E ogni tanto, insomma, un aiutino agli amici da casa lo diamo. Quello di oggi, ripeto, è di una semplicità estrema. Noi adesso andiamo in redazione, perché poi la sfida qual è? Tanta gente su tanti magari giornali, qualcuno vi svela come si fa un calcolo, ma se poi andate a controllare o andate a ritroso, c'è sempre qualcosa di farlocco, perché magari funziona la volta prima o due volte prima rispetto al calcolo, e allora mi chiedo dov'è l'incidenza dello stesso. Ma se tu prendi una cosa e vai indietro anni o mesi, ed è un calcolo che puoi fare ad ogni estrazione, e adesso vi faccio vedere quanta roba può dare, fate voi. Poi ripeto, noi non è che è l'ultima diretta e quindi posso rifilarvi una roba che non ha senso, siamo qua. E questa roba che sta per arrivarvi è davvero importante, più di tutti i vari portali aggiornati, perché sarete voi a fare questo calcolo. Adesso andiamo in redazione, perché abbiamo il tempo finale e lo voglio dedicare, un po' come nella giornata di ieri, proprio a questa indicazione. Venite con me. Ecco, stavamo arrivando in redazione in due, ma in realtà non c'è il tempo proprio per quanto riguarda le chiacchiere, mandiamoli via ancora una volta. Come vedete, e qui fate attenzione, non c'è nessun numero, perché compare tra poco. Io vi chiedo per favore di ascoltarmi un minuto.
Perché? Perché in quello che noi tra poco andremo a vedere, quindi quando io chiamerò il numero del portale, lui comparirà. Ma lì dovete correre, perché come già ho detto, è la terza volta in 18 anni che io e Lio scegliamo di svelarvi come si calcola una doppia ambata, in questo senso, che ha poi fornito anche tante volte l'ambo vertibile. Allora, io ripeto, non c'è nulla di complicato. Ovviamente, come ho detto prima, il giorno che vorremmo svelare alcuni dei nostri calcoli complessi, lì occorre scrivere. Qui, invece, semplicemente ascoltando un servizio registrato, questo vuol dire che è talmente semplice capire che cosa si deve fare. Vi do una piccola anticipazione, così capite ancora meglio quando poi farò partire le linee. Noi parliamo della ruota nazionale, quindi ciò che vi stiamo svelando è un calcolo che voi potete fare su tutte le estrazioni, quindi ad ogni estrazione vi fate sto calcolo. C'è un numero della ruota nazionale, quindi capirete e vi verrà svelato tra poco nel servizio qual è. Su quel numero c'è da fare un'operazione matematica molto semplice e vi viene data anche l'alternativa. Vi ho anche registrato che cosa succede oggi con quel numero che è arrivato l'altra sera, quindi con l'estrazione di giovedì, per farvi capire perfettamente la semplicità del calcolo. La funzionalità non è tanto dirvi questo più quello, quello per quello, l'altro meno l'altro, da un numero il suo vertibile, quello si gioca. Bisogna poi anche dimostrare, e lì lo potete fare solo voi. Io adesso ho in mano foglietti che l'altra sera ho preparato e che abbiamo visto anche nella giornata di ieri, semplicemente perché ho scelto insieme a Lio di ricalcolare. Ovviamente noi questo è un sistema che usiamo sempre, ma non avevo una pagina come questa, che è terribile perché è una schifezza, dal 15 settembre 2015 esattamente al 18 ottobre 2016. Sono circa 150 estrazioni di calcolo. Bene, su 150 estrazioni, l'ambata, l'ambo e la doppia ambata in totale si è presentata 138 volte. 150 calcoli, 138 vincite. Ripeto, non è una minchiata. Quando ce l'avete in mano vi costa 2-3 euro, quindi solo per sfidarci, e questo lo dico a chi non ci crede, mettetevi lì e mettetevi a calcolare tutta sta roba. Vedrete, soprattutto le ultime, e quindi quelle che rappresentano il 18, il 15 di ottobre, l'8 di ottobre, il 6 di ottobre, il 4 di ottobre, sono arrivate tutte al primo e al secondo colpo di gioco. Io la pianto, perché adesso il tempo è poco, le linee non sono tante. Regia, mettiamo il numero del portale, che oggi è in grado di darvi veramente a un costo ridicolo, perché chi fa il lavoro mio e di Lio è molto geloso di quelle che sono le scoperte che nascono dall'osservazione del quadro estrazionale. Quando chi fa il nostro lavoro trova un sistema che funziona, stavo dicendo una parolaccia, non lo passa a nessuno. Questo perché? Perché la ruota nazionale ha già fatto danno, e allora siamo noi che vorremmo aiutarvi in questo senso. L'unico modo che abbiamo è utilizzare i portali. Oggi il portale vi dice, attenzione, come si calcola la doppia ambata per ogni estrazione della nazionale. Che cosa vuol dire? Ve la giocherete, le unirete, poi scoprirete bene da soli qual è la gestione di questi, ma da oggi con il 53 della nazionale vi calcolate voi gli abbinamenti. Vediamo che cosa succede finché questo malefico appunto arriverà. 89 22 77 tasto 3. Io adesso fino alla fine vi lascio tutte le linee che ci sono, perché è l'ultimissima volta che ne possiamo parlare. Chi ieri non ce l'ha fatta o ne ha solo sentito parlare che Marco e Lio appunto avrebbero svelato un loro segreto, perché di questo si tratta, come si calcola questa doppia ambata per la nazionale su tutte le estrazioni. Sto qua, buono buono, ma vi aspetto dopo il tasto 3, ricordandovi che un segreto di Marco e di Lio lo state pagando 2 euro da rete fissa, 1 euro in più dai cellulari, dopo il tasto 3.
ragazzi, allora noi rimarremo qui tutto il pomeriggio per questa attesa. Io sono già nervosa, devo essere sincera. Io ci ho incrociato le gambe. Infatti, incrociamo tutto perché questa sera aspettiamo una estrazione veramente importante. Alle 20 in punto, mi raccomando, siate dei nostri, anche voi. Beh, assolutamente sì, alle ore 20 avete l'appuntamento con l'estrazione in anteprima nazionale del sabato sera, perciò vi aspettiamo. Intanto vi ringraziamo, grazie a tutti voi che avete seguito la diretta, grazie a Clara, grazie a Marco. A stasera. Ma io spero di farcela questa sera, sicuramente sì. Mi raccomando, perché ci sono ancora alcune linee di questo importante servizio che abbiamo appena visto, è molto diverso da tutte le altre volte, anzi calcolatevi già quello di questa sera e scoprirete due abbinamenti per un 53 molto interessanti, lo sono già di loro, lo capirete ovviamente avendolo. Qui noi ci fermiamo per il sabato pomeriggio, tra poche ore qui su Italia 53 viviamo insieme, speriamo un'altra ottima estrazione, ma un'altra sicuramente. A dopo. Sì, in bocca al lupo, ciao! Ciao, ciao, ciao!